Anche quest'anno oltre 500 wine lovers si sono ritrovati nella tenuta biodinamica Rosa Rubra per la settima edizione del Wine Party, che ha avuto il clou nella presentazione dell'ultimo progetto di Riccardo Iacobone, CEO di Rosa Rubra, e del direttore d'orchestra e compositore Peppe Vessicchio. Complice la passione condivisa per la musica e per il vino, assieme hanno dato vita alla cantina Musiquè e a una gamma di composizioni vinicole chiamata Sesto Armonico. I primi due vini della produzione, un bianco e un rosso, sono stati trattati con le frequenze armoniche naturali, seguendo la sperimentazione di Vessicchio. Abbiamo fatto test su test a Vinitaly, abbiamo coinvolto esperti del settore, enologi, tutti hanno testimoniato non solo il cambiamento del vino grazie alle onde della musica armonico naturale, ma no, il miglioramento, cioè quindi proprio quella si chiama evoluzione del vino. Questa sera abbiamo presentato questo nuovo progetto con Peppe, è una cosa che va avanti da un po' di tempo, con lui abbiamo parlato molto, sperimentato molto su questo concetto della musica e dei vini. E alla fine, dopo qualche anno, visto che lui persisteva con questa sua passione per i vini, gli ho detto: va bene, allora facciamo una cosa insieme e facciamola diventare una realtà che possa essere conosciuta. Il fine ultimo è quello di sostenere i giovani musicisti, grazie anche all'appoggio di Conad Italia. I proventi delle vendite di Musiquè, infatti, sosterranno un'orchestra giovanile, musicisti di talento che non possono permettersi gli studi. Come di consueto, la serata è stata anticipata da un tour nella tenuta biodinamica. La giornalista Valentina Tenaglia e il viticoltore Ennio Tiberio hanno accompagnato oltre 150 persone tra i vigneti, spiegando il lavoro svolto dall'azienda a tutela della biodiversità.